Il consigliere Corrado. Sull'emendamento. Sull'emendamento? Sì, l'emendamento. L'articolo 7. Allora, l'emendamento che abbiamo proposto fa salvi ovviamente i trattamenti in erogazione all'entrata in vigore di questa legge, mentre abolisce i vitalizi, quindi anche per le trascorse legislature. E per dire in poche parole, per riassumere, mi dispiace che vi annoiano, che i consiglieri e i colleghi si annoino di fronte a delle considerazioni di carattere giurisprudenziale, perché siamo, vi ricordo, un'assemblea legislativa che legifera. E quindi voglio dire, penso che sia diciamo il minimo indispensabile fare delle ricerche approfondite in materia. E per riassumere brevemente, noi sosteniamo, anzi non noi, la Corte con tanto di fonti, che sia possibile modificare retroattivamente, andare ad incidere quindi sui vitalizi, ovviamente fatte salve le somme non ancora erogate, perché non si tratta di un diritto quesite. Perché non si tratta di un diritto acquisito e perché la modifica in peius, quindi agendo retroattivamente in questo campo, è rafforzato dal principio di ragionevolezza, che non viene violato in quanto avviene in un contesto socio-economico, socio-economico col quale stiamo andando a incidere anche con questa proposta di legge. Cioè, questa proposta di legge la stiamo, come dice tra l'altro anche nelle premesse, si vuole porre come migliorativa anche dell'efficienza e dei costi della politica, per cui essendo possibile giuridicamente una modifica retroattiva in peius, non capiamo perché c'è questa volontà del non voler abolire questi costi anche per le trascorse legislature. Grazie. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Respinto a maggioranza. Pertanto passiamo alla votazione dell'articolo 7. Non c'è una dichiarazione di voto. Ha chiesto di intervenire il consigliere Perilli per dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente, ovviamente per annunciare il nostro voto contrario. Io tenevo però a precisare questo: sarà stata una esposizione tecnica approfondita, io però appunto, visto che siamo in un'assemblea legislativa, penso che sia sempre più utile citare sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, che un film, amici miei, atto terzo. Quindi su questo punto voglio dire però una cosa che molto, secondo me, adesso ci troviamo dinanzi a una scelta, cioè l'Assemblea qui oggi si trova dinanzi a una scelta molto importante, e direi personalmente al Presidente Zingaretti e alla Giunta che dall'approvazione di questo articolo e quindi la bocciatura del nostro emendamento, secondo me ne dipesa anche la credibilità di tutti i discorsi che sin qui abbiamo sentito riguardo appunto al voler tagliare i privilegi, i costi della politica e soprattutto anche, secondo me, in maniera creare un taglio deciso con il passato, perché vede, Presidente, che sia un privilegio è indiscutibile, perché leggendo la legge che istituisce i vitalizi, la legge regionale del 2 maggio del 95 e del 19, mi dovete dire voi, mi dovete spiegare il motivo, e poi io terrei a precisare che comunque stiamo parlando di un diritto di cui 6 consiglieri attualmente in quest'Aula hanno maturato. Quindi ci sarebbe anche anche un'opportunità, diciamo, rispetto a questo argomento che molti dovrebbero considerare nel discutere. Comunque dico, evidentemente i cittadini hanno colto questo fatto, cioè il vitalizio, che significa appunto percepire 2.000, almeno 2.000 euro netti dopo a 50 anni, ma neanche dopo anni di legislatura, ma anche già dal giorno dopo, perché bastava coprire la differenza contributiva pagando dei soldi, e quindi questo vitalizio si maturava anche dopo un giorno di legislatura. Cioè, se voi vi sembra questa ancora qualcosa di accettabile, qualcosa che può essere
Una volta che abbiamo stabilito che non sono diritti acquisiti o quesiti, come dir si voglia, se vi sembra accettabile un discorso che si può far passare che dei consiglieri ricevano 2, 3, 4, perché poi è progressivo naturalmente, si cumulano nelle legislature. No, non si ferma a 3. No, ci sono... comunque, a parte che si ferma a 3, comunque... se vi sembra accettabile che si percepiscano questi soldi senza, anche dal giorno dopo della legislatura. Questo a noi si sembra a 50 anni. E adesso il discorso di Fiorito, vedete, è un discorso che è validissimo per noi perché condannato per reati gravi contro la pubblica amministrazione che percepisca un vitalizio è cosa grave. Ma non è solo nella... ad persona, non è solo Fiorito, quello ne rappresenta naturalmente l'aspetto più estremo, ma secondo noi è proprio l'istituto, una volta che, come ho detto, è stato accertato su basi giuridiche, perché poi quando abbiamo parlato con i singoli consiglieri questo argomento, tutti hanno detto no, ma abbiamo le nostre prove giuridiche, abbiamo le nostre argomentazioni che provano che è un diritto acquisito. Abbiamo visto, naturalmente aspettiamo, a parte delle citazioni di film cinematografici, qualcosa di più corposo che vada contro questo ragionamento, perché se è così, se qualcuno di voi non si alza e ci dice che giuridicamente non sono diritti acquisiti, andiamo a esaminare questo diritto, ed è un diritto che è un privilegio evidente che ancora una volta non si vuole abolire, perché il taglio dei vitalizi fatto per questa legislatura è anche questo un adeguamento a una norma nazionale, quindi anche qui si tratta di cercare di andare oltre quello che è semplicemente dovuto. Quindi adesso questo è un atto che, secondo me, Presidente Zingaretti, getterà una luce sulla sua regione, sulla Giunta e su tutta l'amministrazione della regione, che le farà assumere una responsabilità per non aver messo mano, per non aver impedito, per non aver eliminato questo privilegio. Questa è una cosa... Si poteva evitare. Si poteva essere evitato.